testa perché abbiamo ravvisato degli errori in questa graduatoria. Non c'è la trasparenza perché non sono stati pubblicati vicino ai nomi chi possedeva o meno la 104 personale, perché in questa fase valeva questa la 104 personale, e poi a quale fase appartiene. Abbiamo visto delle incongruenze così per persone che conoscevamo, e quindi questa graduatoria è tutta falsata, tutta da rifare, perché il nostro Presidente del Consiglio ha ravvisato così di metterci a tacere per non farci fare causa per i 36 mesi lavorati, che noi abbiamo 20-30 anni di precariato alle spalle. Anzi, il nostro vero precariato inizierà ora. Bravo. Perché finora con gli incarichi annuali noi abbiamo portato i soldi a casa, e i due mesi che stavamo lì avevamo la disoccupazione. Invece adesso ci costringe a un esodo, a una deportazione, e quindi verranno anche a mancare non solo il fatto del terrificante di lasciare le famiglie, ma quindi sul piano affettivo, ma anche su quello economico. Arricchirà di più il nord, e il sud sarà ancora economicamente impoverito. I nostri posti saranno occupati, penso, da un esercito di malati, perché queste 104 saranno tutte personali, e poi vincitori di concorso che non hanno mai messo piede in una scuola. Persone del 2008, 9 e 2014-15 che non dovevano rientrare nel piano straordinario perché avevano scelto illo tempore di partire, cosa che non avevamo fatto noi. Quindi noi ci siamo ritrovati, almeno per esempio io personalmente ho scorso la graduatoria e ho trovato negli ambiti che io avevo messo 1000 persone che mi precedono con un punteggio anche la decima parte del mio. Quindi noi vogliamo solo che venga tutto rifatto, e come sancisce la Costituzione, per punteggio.